Buona giornata al notaio Giorgia Manzini. Susanna, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi si parla molto in Italia della riforma della giustizia, è stata presentata l'ipotesi di riforma dal ministro Cartabia. Ce n'è bisogno? Sì, è un argomento assolutamente centrale, seppur delicatissimo. Ricordiamo che la riforma della giustizia è sempre un tema molto divisivo politicamente, ma come si dice, ce lo chiede l'Europa. È strettamente collegato al nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR. Cioè, l'obiettivo è di ridurre i tempi della giustizia penale del 25% in 3 anni. Tutto ciò è strettamente collegato al Recovery Plan, cioè a tutti quei fondi che ci verranno concessi dall'Europa. Ricordiamo che sono 191,5 miliardi di euro. L'Italia è la maggior beneficiaria di queste erogazioni, di cui 69 miliardi a fondo perduto dal 2021 al 2026. Ma a fronte di ciò ci vengono richieste delle importanti riforme e un pacchetto di investimenti su alcuni argomenti che sono l'innovazione, la competitività, la cultura, il turismo, l'istruzione, le infrastrutture, l'inclusione e la coesione sociale e la salute. La durata dei processi in tutto ciò si pone come limite alla crescita anche economica del nostro paese. E così, l'8 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un progetto di riforma mediato dal nostro ministro Cartabia, che ora deve passare alla Camera e l'intento è proprio quello di sottoporlo, di ottenere un sì entro la fine di luglio. Afferma la nostra ministra che la riforma corregge gli effetti problematici della legge Bonafede, quella legge 3 del 2019, che aveva riguardato tanti aspetti del processo penale, ma anche in quel caso ci si concentrava soprattutto sul tema della prescrizione, che è il tema più dibattuto. Si dice che i processi lunghi, realizzino nella nostra società un doppio danno. Il danno alla domanda di giustizia delle vittime e il danno alle garanzie dell'imputato. E dunque occorre realizzare un bilanciamento fra queste due opposte esigenze di fare giustizia, ma di rispettare le garanzie dell'imputato. La nostra Costituzione si occupa di questi temi e se ne occupa in modo molto organico. All'articolo 27, per esempio, si afferma che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. Questa è la presunzione di innocenza, che nel nostro Paese è un principio cardine e che comporta il fatto che nel processo penale ci si può incorrere semplicemente vivendo o lavorando. Pensiamo alla responsabilità dei medici, pensiamo ai notai stessi, ma anche a un incidente stradale. E dunque la presunzione di innocenza deve valere fino alla sentenza definitiva di condanna. Questo perché il nostro sistema prevede 3 gradi di giudizio e è previsto quindi che ci sia anche un avviso di garanzia o un rinvio a giudizio che non deve comportare una condanna. Purtroppo, culturalmente, anche in forza degli ultimi movimenti, anche politici, si è affermata l'idea che con un avviso di garanzia o con un rinvio a giudizio, si è parlato tanto del rinvio a giudizio del figlio di Grillo, l'ipotetico rinvio a giudizio, ma il rinvio a giudizio non deve costituire uno spauracchio, si tratta di andare a discutere valutando le prove in dibattimento e questo dovrebbe essere. Senta, notaio, a proposito di riforma della giustizia, molto si discute sul tema prescrizione. Allora, cosa prevede la riforma Bonafede e cosa cambierebbe con la riforma Cartabia? Infatti la prescrizione è un tema delicatissimo, forse perché è stato trattato con troppa disinvoltura. Recentemente, proprio nelle settimane scorse, la Corte Costituzionale ha bocciato un provvedimento emergenziale emesso durante l'epoca Bonafede sulla sospensione dei termini di prescrizione collegata allo stop prudenziale nel momento della pandemia, cioè fino al 30 giugno 2020. Si pensi appunto che è stata negata il non luogo a procedere
nei processi penali di questi imputati che in quel periodo erano coinvolti perché il capo dell'ufficio giudiziario ha deciso in quel periodo di sospendere le udienze per limitare i contagi e dunque è stata sospesa anche la prescrizione. Ora la Corte Costituzionale ha affermato che questa fattispecie estintiva della prescrizione non è sufficientemente determinata e non è conoscibile e valutabile in astratto dall'imputato. La prescrizione è un tema delicatissimo. Come funzionava durante nella legge Bonafede e in questo nuovo progetto del ministro Cartabia? Allora, innanzitutto la prescrizione regola gli effetti giuridici del trascorrere del tempo su un procedimento giudiziario. Vale sia nel processo civile che nel processo penale. Ci sono norme apposite. Nel processo civile, quindi, si realizza con il decorso del tempo stabilito dalla legge l'estinzione di un diritto soggettivo e lo scopo qui è dare la certezza del diritto. Nel diritto penale, invece, si realizza con la prescrizione l'estinzione del reato con il decorso del tempo. Dice la legge, l'articolo 157 del Codice Penale, che il termine di prescrizione è il massimo della pena edittale. Naturalmente varia da reato a reato, in ogni caso non può essere inferiore a 6 anni per i reati e a 4 anni per le contravvenzioni. In Italia la particolarità della prescrizione è il giorno di decorrenza, il termine di decorrenza, il cosiddetto dies a quo. In Italia la prescrizione comincia a decorrere da quando è stato commesso il fatto, anche se i colpevoli non sono individuati, anche se il processo penale non è iniziato, però comincia a decorrere da lì. Quindi capite bene che gli anni possono passare velocemente. Negli altri paesi europei, come in Germania, invece, il decorso della prescrizione è collegato a un fatto processuale, per esempio all'inizio del processo penale. E qual è la funzione della prescrizione? Dopo il decorso di questo tempo stabilito dalla legge, scema l'interesse dello Stato a punire il colpevole, perché la pena comunque, sempre ai sensi della nostra carta, la nostra Costituzione, deve tendere al reinserimento e alla rieducazione dell'imputato. E inoltre ci può essere anche un interesse del cittadino a liberarsi dal processo penale in cui è in corso. Pensiamo appunto che, ahimè, può succedere a tutti, succede a chi lavora, succede ai giornalisti, ai notai, ai medici, di trovarsi coinvolti in un evento che deve essere discusso in un giudizio penale e quindi c'è un rinvio a giudizio con il dibattimento e la valutazione delle prove. E questa situazione non deve protrarsi eternamente, quindi la prescrizione ha questa funzione. Certo. Senta notaio, ma voi come categoria, il vostro ordine, che giudizio avete espresso rispetto alla riforma che viene presentata per essere discussa in Parlamento? Noi rispettiamo moltissimo l'opera del governo, stimiamo moltissimo il ministro Cartabia, che è un personaggio eccellente, al di là del fatto che sia una donna, è veramente una giurista eccellente. E quindi chi meglio di lei può valutare e può mediare le varie esigenze in campo, perché ormai si tratta di una polemica più sul piano politico che sul piano tecnico, perché funziona così. Con la legge Bonafede la prescrizione è stata bloccata per tutti i processi dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione. Poi si è intervenuti con un correttivo per bloccare la prescrizione solo dopo le sentenze di condanna. Ma questo sistema crea una disparità. Voi pensate a chi è condannato in primo grado che riceve un trattamento diverso rispetto all'imputato che invece è condannato in secondo grado, perché è condannato in primo grado la prescrizione si blocca, perché è condannato in secondo grado invece no. Quindi questo nuovo progetto, la riforma cosiddetta Cartabia, funziona così: blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione, in questo modo rispettando la legge 3 del 2019, la cosiddetta legge Bonafede, e però introduce una causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione. E così sono stati proposti 2 anni per il giudizio di appello e 1 anno per la Cassazione. Ricordiamo che gli standard europei sono molto diversi da quelli italiani. In Italia pensate che la media di un processo di appello è di 850 giorni, in Europa è di 104 giorni.
Quindi si tende a riportare il sistema in un ambito più conforme a quello che succede negli altri paesi europei. Ora ci sono state molte polemiche perché si teme che certi processi molto gravi e complessi che richiedono tempo possano cadere nel nulla a causa di questa prescrizione, quindi probabilmente verranno adottati dei correttivi. E così è notizia di oggi che si propone una mediazione di 3 anni per il giudizio di appello fino al 2024, 4 anni per concludere il giudizio di appello per i reati più gravi e 1 anno e mezzo per il giudizio in Cassazione. Ora, naturalmente bisogna considerare che in ogni caso sono previste proroghe per particolari reati, che l'impunità non è un obiettivo di nessun governo e dunque non è quello il rischio. Tuttavia questo intervento è veramente fondamentale, ha dei risvolti anche sulla nostra economia. Pensate a chi può venire a investire in Italia quando i tempi della giustizia non sono certi. Ricordiamo che parliamo di prescrizione, ma la riforma riguarda altri aspetti sempre importantissimi, sia nel processo penale che nel processo civile, come la digitalizzazione di questi processi e anche l'implementazione delle risorse umane, cioè l'organico dei magistrati. Effettivamente i tribunali sono ingolfati, c'è molta disparità fra le varie zone d'Italia, anche nei tempi di trattamento dei processi. Anche per il processo civile si punta alla digitalizzazione, allo smaltimento delle cause in corso, insomma sono trattati aspetti fondamentali a tutto campo. Notaio, a proposito di riforme, da tantissimi anni si parla nel nostro paese, abbiamo fatto più volte anche con lei, della riforma del catasto. A che punto siamo? La riforma del catasto significa prendere in mano una situazione che si è un po' cristallizzata da anni e riaggiornare i dati che risultano dal catasto alla situazione reale in Italia, perché lo stivale è lungo, la situazione è molto disomogenea sia nelle metropoli che nelle province. Alla fine questa rendita catastale, che è il parametro per il prelievo fiscale da parte dello Stato, può essere molto lontana dalla realtà. In talune zone il valore catastale di un immobile su cui si calcolano le imposte, anche dei rogiti di quelli fra privati, in cui viene presa come base imponibile, questo valore catastale può essere molto lontano dal valore di mercato dell'immobile. In altre zone, di contro, il valore catastale è più alto del valore di mercato. Quindi occorrerebbe mettere mano a questa situazione, si dice sempre a invarianza di gettito, quindi senza andare ad aggravare la posizione dei contribuenti, ma cercando di rendere omogeneo il sistema. È una riforma sicuramente complessa e forse questo non è il momento adatto. Durante la fine di questa pandemia abbiamo sicuramente altre priorità. Notaio, la prossima settimana potremmo parlare della riforma fiscale, è un altro dei temi di cui si parla molto e interessa anche molto le persone perché lì si ha a che fare anche con la nostra economia quotidiana. Intanto la devo salutare, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, buona giornata a tutti.